Ma questo è l'ordine fascista, non si può chinar la testa, chi non vuol chinar la testa è comunista. Questo è l'ordine fascista, non si può chinar la testa, chi non vuol chinar la testa è comunista. E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista, chi non vuol chinar la testa è comunista. E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista, chi non vuol chinar la testa è comunista. Hanno chiuso il bagaglino e questo ha dato molto dispiacere al mondo della cultura di destra, che già dire cultura di destra è un ossimoro. Secondo me il bagaglino non è stato chiuso, è stato soltanto trasferito. L'hanno trasferito dal Salone Margherita a Palazzo Chigi. Siamo in una fiction, viviamo in una fiction e l'esempio ultimo è stato la risumazione del corpo di Ilona Staller in arte Cicciolina. Non vi sembra strano che qualche giorno fa, soltanto qualche giorno fa, sia apparsa sui giornali la notizia scandalosa che ha subito suscitato la reazione del popolo italiota sui 3.000 euro di pensione che la Staller avrebbe preso per aver partecipato a una sola legislatura in Parlamento. Perché scandalizzarsi tanto perché la Staller prendeva il vitalizio? Lo prendono tutti. Poi è sparita. E nel giro di qualche giorno, eccola qua che torna in tutto il suo botulino a dire che diventerà sindaco di Monza. Ovviamente ha anche scritto subito un manifesto politico che anche io mi sentirei di condividere, perché tra le grandi cose di questa nuova politica c'era scritto basta col partito del magna magna, poi c'era scritto basta con i voti scambiati o qualcosa del genere, e sono antimilitarista e soprattutto tornerò in mezzo alla gente, proprio come facevo quando ero radicale. Ovviamente poi c'è anche da dire che il partito della Staller sarà un partito ottimista e futurista. Cioè, un partito politico ottimista. Neanche io riuscii a inventarmelo quando molto tempo fa, qualche anno fa, ebbi questa geniale idea di creare le basi per un nuovo partito politico che era il PQQ, il partito qualunquista quantunquista. Io l'altro giorno, martedì mi pare, ho scritto un pezzo che si intitolava Liberate le puzzole. L'ho scritto in un martedì per me molto brutto, molto triste, molto pesante da vivere. E l'ho scritto ridendo, io scrivevo e ridevo e lo facevo come se fosse una battaglia, perché quella battaglia da vincere, no? Che avrei vinto e ho vinto, soprattutto col sorriso, cioè dicendo per quanto voi possiate, per quanto voi mi facciate, non riuscirete mai a togliermi il sorriso. E allora ho scritto questo pezzetto, dove mi figuravo una riunione della cupola di governo con tutti gli affiliati delle cosche, delle varie cosche padane, italiane, che in questa riunione tragica decidevano i nostri destini e le decidevano nel modo peggiore, mandando avanti le puzzole appunto. Cioè funziona così, abbiamo un problema cazzo, risolviamolo creandone un altro, c'è una cazzata in giro, mandiamo avanti uno che ne dica uno più grosso, distraiamo questi italiota, tiriamolo fuori dalla sua nube, dal suo nulla. Purtroppo però è proprio così che funziona, è così, questi scrivono i copioni, veramente è un teatro, veramente sono nani e ballerina e hanno degli autori bravi comunque, che hanno trovato questa, hanno preso la palla al balzo, appena si è sentito parlare della Staller, dei 3.000 euro, eccola qua, cioè non vi sembra strano che una persona che abbiamo archiviato sia tornata così, sia stata risumata e ributtata a noi, proprio per farci dimenticare, prendere una professionista, perché la Staller lo era professionista comunque, e buttarla nella mischia. Noi adesso siamo governati da troie, da piccole zoccole, da gente che rispetto alla Staller tra l'altro non fa una bella figura, sembrano veramente delle dilettanti, queste sembrano gente che ancora gli fanno male le ginocchia fuori di stare inginocchiate sotto i tavoli. Allora perché non prendere una professionista, una che possa ridare credibilità al sistema? Poi che se la siano inventata loro, è la normalità. Viviamo in una fiction. Qualunque cosa capiti in questo paese di merda nel quale siamo obbligati a vivere, ricordatevi che nulla capita per caso. In questo paese la fantasia è la realtà. Se non vuoi girar la testa, fatti aggiungere alla lista, chi non vuol girare.
può girare la testa e comunque.